Inizia bene il Manfredonia Calcio questa nuova avventura nel campionato di eccellenza pugliese, battendo il Vigor Trani con il risultato di 3-0. Un Manfredonia che così ha riscattato la deludente prova vista domenica scorsa contro il Vieste. Ma passiamo alla cronaca. 13° minuto, punizioni per il Vigor Trani. Somma, cross a centro, una buona palla che non viene deviata da nessun calciatore ospite. 15° palagol per il Manfredonia. Monopoli, davvero buona la sua gara vista oggi in quel di Monte Sant'Angelo, serve per Ingredda che non riesce a deviare la palla in rete. 20° minuto, è il momento del vantaggio bianco-celeste, è sempre Monopoli dalla destra che supera un avversario e serve Eletto che trafigge il portiere ospite Orizzonte. 26° contropiede del Manfredonia con Salvemini che palla al piede, scavalca la metà campo e va nell'area avversaria. La palla giunge a Ingredda che da pochi passi centra la traversa, sprecando così una ghiotta occasione. 30° minuto ancora, Monopoli per Ingredda che non aggancia la palla. 2 minuti dopo, al 32° arriva il raddoppio per il Manfredonia. Questa volta è Ingredda che raddoppia con un ottimo tiro che si infila sull'angolo opposto del portiere ospite. 38° angolo per il Manfredonia, è Eletto a creare una buona opportunità con una invitante palla in aria, non trova nessuno per la deviazione a rete. E allo scadere del primo tempo, al 41° pasticcio della difesa ospite, ne approfitta Salvemini e segna il 3-0 per il Manfredonia. Nella ripresa il ritmo cala, anche perché i sipontini sono appagati del già triplo vantaggio, mentre gli ospiti non riescono a creare nulla di buono in avanti. All'11° viene ammonito Somma per fallo su Cicciarelli, al 14° Monopoli entra in area ma il suo tiro termina alto. Al 18° è sempre Monopoli per Eletto, bella intesa a 3-2 ma il numero 11 Bianco Celesti non trova la rete. 33° è Prota, entrato nella ripresa a rendersi pericoloso, entra in area ma il portiere ospite Orizzonte neutralizza la palla. Ultima occasione per i Manfredoni al 39° da parte di Ingredda, il suo tiro termina alto sulla traversa. Una buona gara questa prima vista a Monte Sant'Angelo, purtroppo per indisponibilità del Miramare quest'anno il Manfredonia sul campo amico non farà quasi tutto il campionato, lo si spera che ritorni ad essere efficiente il prima possibile. Domenica prossima i biancocelesti saranno ospiti del San Severo che quest'oggi hanno avuto la meglio in trasferta sull'Ortanova per 3-2. Ma vediamo le interviste realizzate nel dopogara. Mister Ricucci, allora, non si poteva cominciare meglio, 3-0 il primo tempo, la squadra poi nel secondo ha controllato, ti aspettavi tutta questa facilità o un po' ti ha sorpreso la tua squadra? Ma ti dico la verità, noi eravamo motivati perché la sconfitta di domenica ci ha fatto male, perché secondo me non meritava una sconfitta più pesante, però noi eravamo consci di quello che avevamo fatto domenica scorsa e volevamo un riscatto. Io penso che forse il risultato ci sta anche stretto per quello che si è visto in campo. Di solito la verità sta in mezzo, nel senso, buona partita nostra, forse anche il Trani ha fatto la sua parte. Benissimo sugli esterni, sia Monopoli che Eletto, soprattutto nel primo tempo hanno fatto quello che hanno voluto, non trova ancora lo spazio che vuole Nico Salvemini. Ti dico la verità, oggi il Trani va molto bene alla nostra sinistra e quindi sia Eletto che Salvemini non riuscivano ad avere molte palle giocabili. Poi quando abbiamo fatto il primo gol si sono un po' aperti e poi Salvemini ha avuto qualche occasione in più, poi comunque ha fatto un bel gol che comunque ricordiamoci che è un 2003, in queste categorie non si vedono così spesso. Vedremo ancora Cicciarelli centrale? Allora domenica purtroppo siamo usciti con le ossa rotte, nel senso che Sementino ha preso una botta e quindi non ha fatto in tempo a recuperare. Domenica scorsa ha fatto una buona partita, avevo l'opportunità di far giocare lui o Partipilo, però Partipilo diciamo poi devo cambiare due ruoli, quindi Damiano l'ho lasciato mediano e Benny secondo me può fare qualsiasi ruolo. A che punto è la squadra? In questo momento della stagione si dice che sia al 60-65%, sei a questi livelli o un po' più avanti? Secondo me noi ci alleniamo bene,
i ragazzi comunque quello che proviamo cercano di metterlo in pratica. Siamo a buon punto, l'unica cosa che vorrei è recuperare più uomini possibili, perché oggi ci mancava Sementino, Trotta, Ciuffreda squalificato e qualcun altro che adesso non dimentico, Mastropasqua era appena rientrato da una botta, quindi non era nelle migliori condizioni. Quindi speriamo di recuperare più uomini possibili. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Matteo Eletto, allora è sembrato tutto facile, soprattutto nel primo tempo 3-0 e soprattutto avete giocato, fatto bene voi sugli esterni, Monopoli da un lato, tu dall'altro, che partita è stata? Abbiamo tutta la settimana abbiamo lavorato su come affrontare la partita, abbiamo cercato di mantenere alta la concentrazione fin da subito, la squadra ha approcciato nel migliore dei modi la partita e direi che alla fine la vittoria è più che meritata. Adesso cerchiamo di avere continuità e di far bene anche nelle prossime partite. Come ti sei trovato sull'esterno, l'esterno alto a sinistra? Bene, molto bene, è un ruolo che ho comunque fatto altre volte, diciamo mi permette di, come dire, di puntare l'uomo, di creare superiorità, andare al tiro, quindi diciamo per le mie caratteristiche il ruolo secondo me è migliore per me. Ci aspettavamo qualcosa di più dall'intesa con Salvemini su quel lato, ma non vi trovate ancora al meglio? Vabbè, prima partita penso che, cioè, alla fine sia io che Nico siamo andati in gol, quindi penso sia quella la cosa importante, aiutare la squadra. Lavoriamo bene in settimana, poi penso che piano piano l'intesa ci sarà, anche perché comunque oggi i primi 25-30 minuti il Trani dalla parte sinistra del campo era molto ben messo e chiuso e quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà, però l'importante è aver vinto, aver portato i 3 punti a casa. Grazie Matteo. Grazie a voi. Colangione, allora raccontaci questa partita durata praticamente solo 45 minuti, perché nel primo tempo avete già messo il risultato a sicuro, nel secondo avete controllato, ti aspettavi una partita così facile alla fine o alla fine state meglio di quanto pensate probabilmente? No, la verità, volevamo partire bene, quindi siamo stati bravi a metterla sulla via giusta con i 3 gol il primo tempo, poi è normale che siamo alla prima di campionato e quindi la stanchezza si fa sentire, però siamo stati bravi a gestire, a non subire gol, che è la cosa più importante, perché poi davanti abbiamo tanti ragazzi promettenti, infatti gli autori del gol sono molto giovani e questo ci fa piacere. Noi cerchiamo di consolidare la squadra e speriamo che questo sia il primo passo verso una stagione che è difficile, perché giochiamo sempre fuori casa e quindi dobbiamo soffrire tutti insieme con tutti i nostri tifosi che ci seguono fin qui, però siamo contenti per oggi. Immagino quanta voglia avessi di dimenticare Vieste. E la partita di oggi chiaramente chiude completamente quel capitolo, anche perché era stata troppo condizionata quella partita dalla tua espulsione. Dai, non era quello il Manfredonia che dovevamo aspettarci quella partita. No, a Vieste la verità, la prima mezz'ora abbiamo fatto bene, poi gli episodi, sia la mia espulsione che l'infortunio di Sementino, ci hanno condizionato. Però anche lì si è vista una piccola reazione secondo tempo e volevamo subito tornare in campo. Io anche, perché ho giocato solo mezz'ora la prima partita, però adesso archiviamo questa e ci concentriamo giovedì perché crediamo di poter passare il turno. Dall'alto della tua esperienza, a che punto è questa squadra? Il 60%, 65%, quanto deve crescere ancora? Io ho scritto che saranno i ragazzi a decidere la vostra stagione, nel senso che se riuscite a tirarveli dietro, perché ci sono ragazzi di gran qualità. Sì, come ho detto prima, vedendo gli autori del gol sono tutti ragazzi, quindi il compito nostro è quello di dargli esperienza, di martellare da dietro come dicevo prima della partita, e poi secondo me le prospettive sono buone, però dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere tanto e da martedì testa bassa e ripeto, vogliamo portare dalla nostra il risultato in Coppa anche. Com'è avere a fianco Cicerelli centrale? È la prima volta con Beni, però ha fatto una grandissima partita perché giocatore, ragazzo intelligente, poi è rapido, quindi ci siamo completati bene. Grazie, buon campionato. Grazie.